poi in realtà gli interventi della restauratrice, del dottor Bertolotto, inseriranno visivamente in modo dettagliato nella storia di questo edificio. Perché abbiamo pensato di proporre, di inserire nella settimana dei beni culturali, quindi all'interno anche di una pubblicazione che viene edita dalla nostra direzione regionale, questo progetto. Perché molto spesso negli ultimi tempi, quando si parla di valorizzazione ma anche di restauro, il pubblico non percepisce la complessità di un'operazione che è preparata nel tempo attraverso le riflessioni di tante professionalità, ed è anche difficile trovare nelle proprietà, in questo caso nel comune di Volvera, la determinazione nel portare avanti un progetto costruito con delle valide e solide radici. Le solide radici sono quelle che preparano un progetto quando si interrogano attraverso professionalità diverse, quindi qui hanno lavorato archeologi, architetti, dell'arte, restauratori, si interrogano sull'identità che gli edifici, i luoghi hanno ormai per noi. Quindi, come vedete, come vi verrà illustrato e come molti probabilmente già sanno, questa chiesa è stata modificata nel tempo dal punto di vista architettonico ma anche decorativo nel suo uso, ed è una chiesa che ha un riferimento territoriale che la rende importante. Questa non è poca cosa, ma è tanta cosa insieme ad altre cose.